si vuole fare questo singolare concerto per onorare ovviamente la cappella che esegue, ma anche perché la manifestazione si inserisce in un contesto piuttosto originale. È possibile che i bolognesi sappiano che in questi giorni all'Archiginnasio, in una bellissima sala che si chiama appunto Stabat Mater, viene a luogo un convegno che riguarda il famoso, diciamo pure famoso, cardinale Oppizzoni, che fu milanese, che fu a lungo arcivescovo di Bologna nell'Ottocento. Durante l'Ottocento, per moltissimi anni, in uno di questi anni, questa sala dello Stabat Mater ospitò la prima italiana dello Stabat Mater di Rossini, la musica che stiamo per ascoltare questa sera. Si tratta di una sequenza, la parola esatta è questa, elaborata lungamente da Rossini. Cominciò a pensarci nel 1831 un po' prima, verso il 29-30, nel 31 ebbe luogo un'esecuzione parziale, nel 42 una esecuzione fortunatamente definitiva. L'antica cappella dei Servi di Bologna, diretta dal maestro Lorenzo Bizzarri, esegue questa sera allo Stabat Mater di Rossini con quattro solisti, un soprano, un mezzo soprano, un tenore e un basso, la presenza di un'orchestra che deriva dall'associazione Senza Spine e il grande, numeroso, prestigioso coro della cappella stessa.